Autenticità. Cosa significa? Come esserlo? E dove si posiziona il concetto di marketing in tutto ciò? Essere autentici significa essere al centro e governare le forze interne ed esterne a sé a partire da questo centro. Quando tu ci sei, ossia risiedi nel tuo centro, riesci a vedere con una prospettiva molto più obiettiva e realistica quello che sei chiamata a fare. Da una parte riesci a notare quali forze all'interno di te tentano di farti reagire e quindi riesci a distinguere chiaramente se è il tuo ego a spostarti oppure se è il tuo vero io. D'altra parte, quando sei al centro, riesci anche a vedere chiaramente, grazie all'osservazione di ciò che accade all'esterno di te, che viene interpretato con occhi più consapevoli, con gli occhi coscienziosi, se è il caso di fare dei passi in avanti oppure no, se è il caso di modificare qualcosa oppure no, se è il caso di cambiare oppure se è il caso di aspettare. È proprio l'esterno che ti racconta quello che sei pronta a fare, perché l'esterno è interno. Quello che accade all'esterno, i piccoli cambiamenti, movimenti, trasformazioni, non fanno altro che raccontarti qualcosa che sta accadendo all'interno di te. Ed è proprio da qui che nasce il concetto di autenticità reale, che non è dettata dalle mode del momento, né dai capricci, né dai bisogni o dalle ferite del proprio ego. Essere autentici invece significa riconoscere la propria individualità, che in termini di marketing e creazione di contenuti significa realizzare e condividere creazioni proprie che vengono sviluppate grazie all'utilizzo di attrezzature, metodologie, app e quant'altro, che magari sono anche utilizzati da altre persone, ma qual è la differenza? La differenza sta nella sostanza, nel tipo di qualità energetica che porti. La differenza sta nella particolarità creativa che viene realizzata, partorita grazie all'azione stessa di stare al centro. Particolarità creativa che altrimenti non si manifesterebbe. Ma si manifesterebbe solamente una brutta copia falsa di qualcosa che non sei, preso da altri. Quando non si sta al centro, quello che si crea solitamente sono contenuti dettati dalla fretta, dal bisogno di avere gli stessi risultati degli altri. Non sono contenuti reali, non sono unici e autentici, proprio per questo motivo. E questa cosa avviene perché non si ha un centro. E bada, potrebbe essere anche un contenuto di vendita, potrebbe essere un contenuto anche spinto. Ma se quel contenuto è stato creato a partire dal centro, allora quello è un contenuto reale, è un contenuto che sta seguendo il flusso. Cioè, è un contenuto partorito dal fatto che tu stai seguendo il flusso, sei nel flusso. Chi crea contenuti in questo modo, quindi autentici, avrà sempre un impatto diverso, più veritiero, più concreto, più reale nella vita delle persone. È questo che voglio anche che passi come messaggio. Ad ogni modo, è qui che acquista senso il marketing spirituale, è qui che si colloca. Si colloca in una posizione in cui io ci sono, so che devo fare determinate azioni e le sto facendo al momento giusto. Questo è marketing spirituale.